Cari fratelli e sorelle, con l'enciclica Laudato Si, promulgata nel 2015, invitavo tutte le persone di buona volontà a prendersi cura della terra che è la nostra casa comune. Da tempo ormai questa casa che ci ospita soffre per ferite che noi provochiamo a causa di un atteggiamento predatorio che ci fa sentire padroni del pianeta e delle sue risorse e ci autorizza a un uso irresponsabile del bene, dei beni che Dio ci ha dato. Oggi queste ferite si manifestano drammaticamente in una crisi ecologica senza precedenti, che interessa il suolo, l'aria, l'acqua e in genere l'ecosistema in cui gli esseri umani vivono. L'attuale pandemia poi ha portato alla luce in modo ancora più forte il grido della natura e quello dei poveri che ne subiscono maggiormente le conseguenze, evidenziando che tutto è interconnesso e interdipendente e che la nostra salute non è separata dalla salute e dall'ambiente in cui viviamo. Abbiamo bisogno perciò di un nuovo approccio ecologico che trasformi il nostro modo di abitare il mondo, i nostri stili di vita, la nostra relazione con le risorse della terra e in generale il modo di guardare all'uomo e di vivere la vita. Un'ecologia umana integrale che coinvolge non solo le questioni ambientali, ma l'uomo nella sua totalità, diventa capace di ascoltare il grido dei poveri ed essere fermento per una nuova società. Abbiamo una grande responsabilità, specialmente nei confronti delle future generazioni. Che mondo vogliamo lasciare ai nostri bambini e ai nostri giovani? Il nostro egoismo, la nostra indifferenza e i nostri stili irresponsabili stanno minacciando il futuro dei nostri ragazzi. Rinnovo allora il mio appello. Prendiamoci cura della nostra madre terra. Vinciamo la tentazione dell'egoismo che ci rende predatori delle risorse. Coltiviamo il rispetto per i doni della terra, della creazione. Inauguriamo uno stile di vita e una società finalmente ecosostenibili. Abbiamo l'opportunità di preparare un domani migliore per tutti. Dalle mani di Dio abbiamo ricevuto un giardino. Ai nostri figli non possiamo lasciarlo in deserto. In questo contesto, il 24 maggio 2020, ho indetto l'anno Laudato Si, la cui organizzazione è stata affidata al Dicastero per il Servizio di Sviluppo Umano Integrale. Ringrazio tutti coloro che hanno celebrato quest'anno con moltissime iniziative. Oggi sono lieto di annunciare che l'anno Laudato Si sfocerà in un progetto di azione concreto, la Laudato Si Action Platform, un cammino di 7 anni che vedrà impegnate in diversi modi le nostre comunità perché diventino totalmente sostenibili nello spirito dell'ecologia integrale. Vorrei dunque invitare tutti ad affrontare questo cammino insieme. In particolare mi rivolgo a queste 7 realtà. Famiglie, parrocchie e diocesi, scuole e università, ospedali, imprese e aziende agricole, organizzazioni, gruppi e movimenti, istituti religiosi. Lavorare insieme, solo così potremo creare il futuro che vogliamo, un mondo più inclusivo, fraterno, pacifico e sostenibile. In un cammino che durerà per 7 anni, ci lasceremo guidare da 7 obiettivi del Laudato Si che ci indicheranno la direzione mentre perseguiamo la visione dell'ecologia integrale. La risposta al grido della terra, la risposta al grido dei poveri, l'economia ecologica, l'adozione di uno stile di vita semplice, l'educazione ecologica, la spiritualità ecologica
e l'impegno comunitario. C'è speranza. Tutti possiamo collaborare, ognuno con la propria cultura ed esperienza, ciascuno con le proprie iniziative e capacità, perché la nostra madre terra ritorni alla sua originale bellezza e la creazione torni a risplendere secondo il progetto di Dio. Dio benedica ognuno di voi e benedica la nostra missione di ricostruire la nostra casa comune. Grazie.